Macbeth, atto terzo, scena seconda. Lady Macbeth. Andiamo, signore mio buono, addolcite quei vostri insipidi sguardi, siate festoso e gioviale in mezzo ai vostri ospiti stanotte. Macbeth. Così sarò, amore mio, e così vi prego, siate voi. Fate che a banco si indirizzi la vostra attenzione, dategli eminenza sia d'occhio che di lingua, mal sicuri siano intanto che sciacquar dobbiamo la dignità nostra in questi torrenti di lusinghe e far dei nostri volti maschera al cuore dissimulandone l'essenza. Lady Macbeth, bisogna cacciar via questi pensieri. Macbeth, oh, piena di scorpioni è la mia testa, sposa cara. E questi passi del Macbeth ci introducono alla mostra di Gianni Politi, anima del pittore da giovane, qui al Centro Arti Visa di Pescheria, questo spazio straordinario per l'arte contemporanea che è costituito da un ex mercato del pesce e attiguamente una chiesa dodecagonale, l'antica chiesa del suffragio. Dunque uno spazio che ha significato molto per questa città e che ha fatto la storia dell'arte contemporanea in Italia. Siamo qui per vedere insieme, in questo momento complicato per il nostro paese, una mostra che ci parla di scorpioni nella testa, che ci racconta un ritratto visivo di un giovane artista italiano, Gianni Politi. La mostra si divide nettamente in due parti. Una prima parte che vedete dietro di me, in cui l'artista ripete in maniera ossessiva delle figure, delle immagini. È sempre la stessa immagine che si ripete, è un quadro di un artista italiano del 1700, Gaetano Gandolfi, ed è un uomo barbuto che nella testa dell'artista ricorda l'immagine del padre, l'effigie del padre, di un effigie che non si riesce effettivamente a materializzare sulla tela, e dunque questo quadro, l'unico figurativo che l'artista realizza nella sua carriera, di fatto rimane sempre sospeso. E questa figura, che non riesce a prendere forma, non riesce a prendere corpo, galleggia su colori differenti, su cromie sempre dissociate, su questa impossibilità fisica di ritrovare effettivamente una forma e una figura che sono quelle del genitore perduto. Dunque, perché la mostra si intitola Anima del pittore da giovane? Quali sono gli elementi che caratterizzano questo titolo? Proprio il desiderio di presentarsi, di identificarsi come pittore e come giovane. Sono due elementi costitutivi della persona. Dunque, in questo caso assistiamo veramente alla messa in scena di quello che agita la mente di un artista, di quello che muove il desiderio di un pittore di cercare di dare forma, colore ai propri pensieri. Questa mostra affronta un tema complesso dal punto di vista della storia dell'arte, quello del dualismo tra la pittura astratta e la pittura figurativa. Ad un certo punto della storia, c'è una data, il 1910, racconta Kandinsky che entrando nel suo studio vede un suo acquarello capovolto, l'acquarello di un paesaggio, una pittura figurativa, e gli sembra che questo acquarello possa avere senso anche così, anche rivoltato, anche se l'immagine è sottosopra. E perché? Perché quello che comincia a parlare all'interno di questo quadro è essenzialmente il colore. Il colore suona, il colore canta, il colore fa rumore, il colore parla, il colore diventa parola, espressione. E dunque da quel momento in poi nascono questi due grandi filoni che sono la pittura figurativa e la pittura astratta. Oggi, nel 2020, un pittore ritorna a chiedersi, a ragionare su questi due termini, su questi due estremi, la figura o l'astrazione, il colore puro o la ricerca di una forma all'interno del colore. In questa mostra noi assistiamo esattamente a questa dicotomia, a questo confronto tra due modi di pensare alla pittura che sono diventati due modi che hanno fatto la storia stessa della pittura. Abbiamo lasciato il luogo oscuro
della riflessione, del pensiero, dell'arte figurativa, degli scorpioni che riempiono la testa del giovane artista. E siamo entrati invece in uno spazio di luce, in uno spazio centrifugo, dove tutto diventa aria, diventa apertura, diventa spazio infinito. È dominato il centro dello spazio da un monolite, quindi di nuovo un ritorno al primordiale, a quello che c'è prima di tutto, a quello che c'è antecedente alle cose, lo spazio ancestrale, lo spazio ancestrale, l'idea ancestrale del padre, la roccia, la colonna dove si fonda la nostra vita. Dunque Gianni Politi ha voluto caratterizzare questo spazio della ex chiesa del suffragio, che è stata una palestra, che è stato un deposito di tram, che è stato una chiesa soprattutto dedicata ad una congregazione che prega per la salvezza delle anime del purgatorio, affinché queste ascendano, possano arrivare al cielo. Quindi uno spazio particolarmente metaforico che è caratterizzato dalla presenza di questa roccia. La roccia è Cristo, è la parola, è la pietra angolare che è stata scartata e che è diventata pietra d'angolo, quindi che è diventata pietra di costruzione. Dunque ancora qualcosa, una metafora, un segno che ha a che fare con la costruzione della persona, con la crescita, con una figura forte, potente come quella del padre. E in questo caso noi troviamo una roccia dipinta come se fosse stata dipinta da qualche uomo primitivo, da qualche o d'uno street artist, che in qualche modo, come dire, sono vicini perché lavorano su dei segni primordiali, lavorano su dei segni che devono essere immediatamente comunicativi. Probabilmente questi segni, queste pietre, nello sterminato panorama preistorico erano dei segni che le persone si lasciavano per comunicare tra di loro, esattamente come gli street artist lasciano sui muri per comunicare tra gruppi, tra bande, tra persone che appartengono alla stessa tribù, allo stesso gruppo, alla stessa fratellanza. Quindi l'idea di questa roccia che diventa il punto centrale, culminante, centrifugo di tutta la composizione, dove appare la pittura astratta, che è quella che poi caratterizza i dipinti sulle pareti. Dunque, in qualche modo, i dipinti circondano come un recinto questa pietra astratta e ci parlano ancora di questa tecnica che è la pittura non figurativa, aniconica, fatta semplicemente di segni e di colori. Ma andiamo a vedere da vicino come sono fatti questi quadri, qual è la tecnica che Gianni Politi utilizza all'interno della sua pittura. Racconta Vasari che quando Michelangelo dipingeva la volta della Cappella Sistina, la pittura colava sul pavimento dove erano stati sistemati dei cartoni e, dice Vasari, mentre Michelangelo costruiva queste figure straordinarie che popolavano la volta della Cappella Sistina, sul pavimento si andava formando un dipinto uguale, ricco di colore, ma senza figura. E da questa immagine particolarmente suggestiva è stato creato quel rapporto tra Michelangelo e Jackson Pollock, che è stato l'inventore della tecnica più straordinaria di pittura astratta, che appunto è stato chiamato dripping, che è un verbo americano che significa veramente schizzare la pittura. Quindi Pollock lavorava su queste grandi tele che costituivano di fatto il pavimento del suo studio, dove in maniera quasi scenica, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, di materiali, di sostanze psicoattive, riempiva queste tele di colori straordinari che hanno fatto, come dire, la storia della pittura contemporanea. Lo stesso accade a tutti quelli che hanno la fortuna di visitare lo studio di un pittore. Il pavimento diventa di per sé un elemento artistico fatto di ritagli di tele non più usate, di frammenti di colore,
gocce di colore, puliture di pennello, stracci con le puliture del pennello, e dunque diventa veramente un quadro nel quadro. E Gianni Politi, in tutta la sua carriera di pittore astratto, ha sempre utilizzato i frammenti della pittura e ha addirittura esposto il suo pavimento come un dipinto, come un'opera completa, realizzata, autonoma. I dipinti che sono esposti in questa mostra hanno tutti un doppio. Quindi a questo dipinto ne corrisponde uno uguale al contrario, che qui non è stato esposto. Cosa vediamo in questo dipinto? Una macchia nera su una superficie colorata. Di fatto la superficie colorata è a rilievo rispetto alla macchia nera, quindi il nero sia in profondità rispetto alla parte del colore. Come ha realizzato Gianni Politi questi quadri? Ha dipinto una tela piena di colore, poi con una lametta, con un taglierino, ha tagliato la tela seguendo il contorno della macchia nera che vedete e ha applicato questa tela bucata su un'altra tela monocroma che dà appunto il colore alla macchia che vediamo. Di fatto quindi sono due tele. Cosa è successo della parte colorata che è stata staccata da questa tela? È stata applicata su un'altra tela e dunque avremo un altro quadro che è esattamente il contrario di questo, in cui alla macchia colorata al centro corrisponderà una superficie tutta nera in profondità. Da questo spazio circolare, dove tutto sembra spingerci verso l'esterno, dove tutto sembra muoversi, dove tutto sembra in perenne movimento, ricordiamoci sempre che la cultura è viva e l'arte non si ferma.